Buonasera, imprenditori che cambiano e bentornati a questo appuntamento di Focus On, il secondo con Raffaele Marino, dottore commercialista specializzato in fiscalità internazionale e commercio online. Buonasera Raffaele, bentornato. Buonasera Francesca, buonasera a tutti quanti. Oggi il tuo intervento sarà sull'internazionalizzazione per le microimprese. Quindi iniziamo subito col chiederti che cosa dobbiamo sapere, quali sono le modalità per portare il nostro business all'estero. Allora, sì, sicuramente il processo di internazionalizzazione è un qualcosa che riguarda la totalità delle imprese in un certo modo. Oggi viviamo in un mercato globale, quindi da un lato potremmo essere di fronte a un'impresa internazionalizzata che vende in mercati esteri, ma si pensa anche a un'impresa locale che sicuramente può subire la concorrenza di un'impresa estera, quindi diciamo l'internazionalizzazione è un processo che tocca tutti quanti. Per quanto riguarda, diciamo, un'internazionalizzazione che potremmo definire attiva, cioè l'impresa che vuole vendere all'estero, possiamo distinguere due diverse modalità. C'è un'internazionalizzazione che sostanzialmente avviene attraverso le esportazioni, quindi un'impresa che ha un connotato localistico decide di raggiungere altri mercati esteri e quindi inizia ad esportare i propri prodotti. Diversamente c'è un'altra forma di internazionalizzazione che potremmo definire più strutturata, che avviene attraverso investimenti diretti esteri. Quindi sostanzialmente in questo caso l'impresa non procede più semplicemente con la vendita all'estero dei propri prodotti, ma bensì si va a radicare nel territorio estero. Quindi questo può avvenire ad esempio attraverso la costituzione di un'entità locale, di una società, attraverso la strutturazione di accordi vincolanti di partnership con operatori esteri o ancora attraverso l'acquisizione di imprese che sono già operative nel mercato estero. Quindi chiaramente si tratta di una forma di internazionalizzazione, quella con investimenti diretti esteri, che risulta essere più complessa rispetto alla semplice esportazione, che quindi richiede una maggiore pianificazione e un maggiore investimento non solo per quanto riguarda le risorse finanziarie, ma anche per quanto riguarda le risorse tecniche. Quindi chiaramente, date le caratteristiche delle imprese italiane, che sono principalmente delle microimprese, la forma più agevole di internazionalizzazione è quella di esportazione. Bene, e Raffaele, ci sono ovviamente delle cose che dobbiamo sapere in tema di disciplina IVA, sia nei confronti, diciamo, di altre aziende, sia nei confronti di consumatori che risiedono in un altro paese. Che cosa ci puoi dire su questo tema? Allora sì, sicuramente quando parliamo di disciplina IVA stiamo parlando di un mondo che già di per sé anche a livello nazionale è abbastanza complesso, quindi dobbiamo tenere in considerazione alcuni aspetti, perlomeno quando compiamo diciamo, delle operazioni anche semplici di vendita all'estero. Innanzitutto dobbiamo distinguere tra le vendite che possiamo fare ad altri operatori business, quindi ad altre imprese che sono collocate ad esempio in altri paesi europei, rispetto alle operazioni che sono rivolte nei confronti dei consumatori. Molti di noi, diciamo di quelli che ci stanno ascoltando, sapranno che quando vendiamo a un'impresa che appartiene a un altro paese europeo, in fattura non applichiamo l'IVA perché si applica l'istituto del reverse charge. Però effettivamente, per far sì che l'applicazione del reverse charge sia corretta, occorre effettuare un primo controllo. Cioè, innanzitutto dobbiamo verificare che, innanzitutto dobbiamo noi essere iscritti al BIES, cioè la banca dati di quei soggetti che sono autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie. Dall'altro lato poi dovremo verificare che anche il nostro cliente business, quindi l'impresa estera alla quale stiamo vendendo, e qui ci riferiamo sempre al contesto intracomunitario, quindi Unione Europea, sia iscritta alla banca dati BIES, perché nel caso in cui la nostra impresa cliente non sia iscritta a questa banca dati, noi non dovremo applicare il reverse charge, ma dovremo applicare l'IVA in fattura, l'IVA italiana. L'altro aspetto invece che dobbiamo considerare è che per poter applicare correttamente il reverse charge, o altrimenti detto in italiano in versione contabile,
dobbiamo essere in grado di provare, questo in caso in cui venga un controllo, ma ad ogni modo il presupposto è che la merce che noi vendiamo all'operatore estero fuoriesca dallo Stato italiano, perché se noi vendiamo a un operatore estero, ad esempio attraverso un'operazione di triangolazione, e però poi effettivamente la merce non viene consegnata all'estero ma rimane in Italia, in questo caso dovremo applicare l'IVA e non il reverse charge. Un aspetto molto importante chiaramente è anche quello probatorio, cioè anche se noi compiamo l'operazione correttamente e desistono i presupposti per l'applicazione dell'inversione contabile, dobbiamo tenere in considerazione che nel caso in cui in futuro riceviamo un accertamento, dobbiamo essere in grado di provare la correttezza di quell'operazione. Quindi la norma in questo caso non ci dice quali sono gli elementi probatori che dobbiamo, diciamo, esibire, però è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con un documento di prassi che ci ha indicato quelli che sono i documenti che dovremo esibire all'Agenzia delle Entrate nel caso in cui ci venga effettuato un controllo. In particolare questi documenti sono innanzitutto la fattura che abbiamo messo nei confronti del nostro cliente estero, il modello Intrastat all'interno del quale l'operazione è stata inserita, poi dovremo inserire anche il documento di trasporto che attesti la presa in carico da parte del trasportatore, oltre che l'accettazione del destinatario estero dove la merce è pervenuta, e infine la distinta bancaria del pagamento che è stato effettuato dal nostro cliente estero. A questo piccolo, diciamo, fascicolo documentale aggiungerei anche la verifica che precedentemente abbiamo fatto dell'iscrizione al VIES da parte del nostro cliente con partita IVA. Bene, quindi un po' di burocrazia, ma bisogna farla. Sì, diciamo, bisogna organizzarsi, però è fattibile. Esatto, probabilmente è proprio anche un tema di organizzazione e di mantenimento in ordine, no? Di certi documenti, così nel momento in cui vengono richiesti sappiamo dove andare a recuperarli. Esatto. E invece questo era per quanto riguarda le operazioni che noi svolgiamo nei confronti di clienti business. Dall'altro lato è diverso invece la trattazione delle operazioni nei confronti di consumatori che sono presenti, che sono residenti in altri stati europei. In particolare, qui va fatta una piccola premessa, va ricordato che l'IVA è un'imposta sui consumi, quindi se noi volessimo tracciare una regola generale, ma poi esistono tante eccezioni, però proviamo a semplificare, a tracciare una regola generale, l'IVA deve essere pagata nel luogo e quindi nello Stato dove un bene e un servizio è consumato. Quindi sostanzialmente se io impresa italiana vendo una giacca a un consumatore francese, questo bene sarà consumato in Francia e quindi l'IVA deve essere pagata in Francia. Come si fa a pagare quest'IVA ai consumatori degli altri stati esteri? Dovremmo richiedere l'identificazione fiscale nello stato estero. Tuttavia questo sistema risulta essere molto complicato, soprattutto per le microimprese, quindi immaginate una piccola impresa che ha delle vendite magari che siano sporadiche nei diversi mercati esteri, sarebbe eccessivamente oneroso far sì che questa impresa richieda riconoscimento fiscale nei diversi stati, quindi Spagna, Germania, Francia. Quindi l'Unione Europea ha introdotto una semplificazione dando la possibilità i diversi stati, quindi sono i diversi stati che stabiliscono questa cosa, di poter fissare delle soglie al di sotto delle quali le vendite non obbligano l'imprenditore al riconoscimento fiscale nel paese estero. Faccio un esempio. Se un'impresa olandese vuole vendere dei beni a un consumatore italiano, nel caso in cui le vendite fatte nell'arco del periodo d'imposta ai consumatori italiani siano inferiori a 35.000 euro, l'impresa olandese potrà optare o per riconoscimento fiscale in Italia oppure per l'applicazione dell'IVA olandese. Quindi diciamo c'è una sorta di semplificazione. Diversamente, nel caso in cui queste vendite superino i 35.000 euro, stiamo parlando di vendite a consumatori, l'impresa olandese sarà necessariamente obbligata al riconoscimento fiscale in Italia o in alternativa potrà nominare un rappresentante fiscale. Va detto che queste soglie, come detto, sono differenziate in base ad ogni singolo Stato, quindi bisognerà aver premura di verificare se effettivamente stiamo pensando di vendere in Francia, di andare a verificare qual è la soglia fissata dalla Francia, in questo caso è di 35.000 euro. Ad esempio, per quanto riguarda altri paesi come la Germania e l'Olanda, la soglia è di 100.000 euro, quindi bisogna, a seconda di quello che è il mercato che abbiamo individuato, bisogna
comprendere qual è la soglia fissata e poi regolarsi di conseguenza. Quindi se io vendo a 100 consumatori e l'ammontare complessivo è superiore, ad esempio in Spagna, a 35.000 euro, dall'anno successivo dovrò procedere con il riconoscimento fiscale. Quindi significa un ulteriore adempimento che diciamo, l'imprenditore locale dovrà osservare. Quindi dipende dai volumi di vendita. Chiaramente al crescere dei volumi e dell'importanza che si assume in termini di vendita in uno stato estero, c'è diciamo, questa soglia da considerare che porta a un ulteriore diciamo, costo burocratico. Certo. Bene, grazie. E ultimo punto quindi che ti chiedo è per iniziare quindi una fase di internazionalizzazione, qualche consiglio pratico e i primi passi da compiere, da dove dobbiamo iniziare? Allora, innanzitutto possiamo partire dalla fase di progettazione, di programmazione, quindi cercare anche di andare a definire una strategia prima di muoverci. Dobbiamo un po' pianificare le nostre azioni. Dall'altro lato, in base a quelle che diciamo sono i nostri obiettivi, le nostre strategie e anche le nostre previsioni di vendita nei mercati esteri, dovremo prestare attenzione a quelli che sono i diversi adempimenti. Sicuramente molto 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 importante è avere una minima conoscenza della normativa per poter comprendere come fatturare correttamente le operazioni, soprattutto distinguendo i casi in cui vendiamo magari principalmente a degli operatori business o differentemente vendiamo principalmente a dei consumatori esteri. Bene, ti ringrazio molto. Qualcos'altro che vuoi aggiungere in questo nostro secondo incontro oppure ci diamo appuntamento alla nostra terza puntata? Sì, potremmo aggiungere un ulteriore adempimento, parliamo ad esempio dei modelli Intrastat, sono dei modelli che devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane e per quanto riguarda le cessioni dei beni, questi modelli possono essere presentati o mensilmente o trimestralmente. La cadenza periodica con la quale questi modelli vanno presentati dipende anche qui dal volume d'affari. In buona sostanza, se in uno dei quattro trimestri precedenti abbiamo superato la soglia di 50.000 euro a trimestre, necessariamente il modello Intrastat dovrà essere presentato mensilmente. Diversamente, se non abbiamo superato questa soglia, potrà essere presentato trimestralmente. La scadenza è, per quanto riguarda l'Intrastat mensile, è il 25 del mese successivo, quindi per le vendite fatte a gennaio dovrà essere presentato il 25 di febbraio, mentre per quanto riguarda l'Intrastat trimestrale è il 25 del mese successivo al trimestre appena concluso, quindi per un trimestre gennaio-marzo la scadenza è il 25 aprile. Bene, Raffaele, ti ringrazio per aver affrontato con noi oggi questo tema e noi ci rivediamo la prossima settimana per il nostro terzo e ultimo appuntamento di questa piccola serie per parlare di esterovestizione, un altro argomento caldo e interessante. Perfetto, grazie a te Francesca e un saluto a tutti quanti. Bene, grazie imprenditori che cambiano, ci vediamo alla prossima puntata di Focus On. Grazie, buona serata.